Ciao a tutti, nuovo Get Ready With Me. Oggi è sabato 20, sabato 24 ottobre. Cominciamo proprio bene. Diamo il benvenuto alle mie unghiette piccole, le mie mini unghiette. Perché oggi ho sistemato lo studio. Ero sommersa di cose. E infatti non so se notate, ma è cambiata anche un pochino la disposizione degli smalti qui dietro. Che cosa ho fatto qui dietro? Praticamente, ovviamente i pupa ce li devo avere sempre a disposizione perché con pupa lavoro, quindi non posso ogni volta andarmi a mettere a cercare nelle scatole, benché comunque nelle scatole ci siano anche un po' di smalti pupa perché ne ho veramente tanti. Ovviamente ho tutti quanti quelli lì di gamma da quando lavoro con loro, più le edizioni speciali, più quelli dei kit che comunque io li conservo perché molti non sono finiti in gamma ed erano dei colori meravigliosi ed è uno dei motivi per i quali io consiglio sempre di comprare i kit, cioè di almeno di dargli uno sguardo perché spesso all'interno ci sono dei colori veramente molto 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 particolari e molto belli che io dico perché poi non li mettete in gamma che sono meravigliosi. Vabbè, comunque sia. Quindi li devo avere comunque sempre a disposizione, di cui anche l'espositore è diventato completamente pupa. Però ho messo tutti quanti quelli lì nuovi che ho ricevuto ultimamente, gli Orli, Diego della Palma, qui c'è qui Fabi, c'è tutto quanto Fabi, Diego della Palma, qui vabbè, mi saluta nuovi che sono bellissimi questi qui. Qui vabbè, ci sono tutti quanti quelli lì di Deborah, Effetto Gel. Poi su altri gli orli non ho soltanto questi, in realtà ne ho anche altri lì su. La scrittina, perché alcune persone me l'hanno chiesto, ma qui non si vede. Comunque questa scrittina qui, fighissima per l'espositore, è di arte in miniatura, è bellissima, io la amo. Comunque iniziamoci a truccare perché altrimenti io comincio a chiacchierare e non mi trucco più. E dicevo, oggi quindi nel sistemare tutto quanto qui, purtroppo mi sono ritrovata quest'unghia qui spezzata, spezzata veramente tanto. Automaticamente io le ho dovute accorciare tutte, perché io se c'è una cosa che proprio odio, odio, odio tanto, è andare in giro con un'unghia più lunga ed una più corta. Così mi sono messa, le ho sistemate tutte quante, tutte corte. Benché io non ami molto le unghie corte. Preferisco quelle lunghe, sono secondo me molto molto più belle. Quanto sono comode quelle lì corte, è una cosa incredibile proprio. Questo smalto qui, non so se può interessare a qualcuno, comunque è di Fabi ed è, eccolo qui, è lui. È un bel grigio scuro e devo dire mi piace tantissimo. E insomma, io ho già iniziato tre discorsi e non ne ho finito neanche uno. Dicevo, ho cambiato la disposizione degli smalti qui dietro perché alla fine io ovviamente mi ritrovo ad utilizzare principalmente gli smalti esposti perché vado più veloce, ovviamente ce li ho tutti qui, li vedo. Averli esposti è veramente molto 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 comodo. E quindi mi sono detta, perché io devo avere questi qui da ormai era veramente tanto tempo che li avevo esposti e i nuovi li devo aver rinchiusi dentro le scatole. E peraltro le scatole le avevo dentro l'armadio, quindi ogni volta dovevo andare a cercare qualche smalto lì, per la maggior parte delle volte mi passava la voglia e quindi utilizzavo quelli che avevo qui. Stavolta ho cambiato tutto, quindi ho messo i nuovi qui dietro alle mie spalle. Ed ora le scatole con gli smalti in realtà stanno qui su, vi faccio vedere se riesco. Eccole lì. Sono circondata da smalti praticamente. Ora non so se mettere un fondotinta perché ho un po' di problemini di pelle. E non so quindi se andare con il fondotinta, quello lì compatto, che comunque la mia pelle non lo accusa molto, oppure se andare con il fondotinta liquido, che però la mia pelle quando non sta tanto per la quale un po' lo accusa. Io intanto per non saperne leggere né scrivere mi fisso qui il correttore, perché sennò mi va a finire tutto nelle pieghette e mi dà fastidio. Ho deciso di voler provare i nuovi, questi qui di Debbie, che sono i Mousse Foundation Matte and Perfect. Vediamo un po' come sono. Allora, che colore mi utilizzo? Matte beige potrebbe starci, anche perché il 3 è matte rosé e il rosé su di me proprio no. Matte honey. Magari st'estate, quindi andiamo con il matte beige. E vediamo un po', però lo uso con la spugnetta. Anche in questo video devo dirvi in realtà, oddio, non riesco ad aprirlo perché poi mi fa male il pollice, che male.
Devo mettermi in posizioni strane. Ah. Ok, la consistenza è questa qui. Sempre da annusare io per sentire se profumano. Allora, oddio, oddio, mi è andato a finire sul pantalone nero, oddio. Ok, perché praticamente indosso una maglia con la quale non devo uscire, però come vedete è un po' sbracciata perché sennò sono appena uscita dalla doccia, soffrirei troppo il caldo. Però il pantalone e le scarpe già le indosso in realtà. Sono quelle lì con le quali io dopo dovrei uscire. Secondo me questo viene meglio applicato con una spugnetta bagnata. Infatti dopo questa qui io la bagno e mi vado ad eliminare gli eccessi di prodotto, tamponandola un pochino. Penso di preferire comunque il fondotinta liquido. Allora, questo qui come fondotinta in realtà, essendo effetto opaco, mette in evidenza le imperfezioni della pelle, ma proprio in una maniera incredibile. Ok, allora questo fondotinta qui utilizzatelo soltanto quando avete una pelle perfettissima. Ovviamente è di Debby, quindi Debby sappiamo che è il marchio giovane di Deborah Milano ed è quindi sicuramente il marchio rivolto alle più giovani. Quindi però anche se siete molto giovani, non è detto che abbiate una pelle perfetta. Utilizzatelo soltanto qualora voi abbiate una pelle straperfetta. Io, come vi dicevo, avevo qualche problemino di pelle adesso e non so se riesco a farvelo vedere. Però qui e anche qui mi ha evidenziato i problemi. Purtroppo. Ora, sicuramente non vado a struccarmi, non se ne parla proprio. Non è pesante, ovviamente lì adesso mi vedete bianchissima, non sono così bianca. Non è pesante come fondotinta, assolutamente. Però adesso praticamente l'ho bagnata, sto soltanto tamponando via l'eccesso. Non è un fondotinta pesante, però essendo effetto opaco, ovviamente è un po' secco, ecco, diciamo che è un po' secco. Per fissarlo, visto che mi vedo anche un pochino chiara, effettivamente. Vado con il fondotinta compatto di Pupa Milano. Anche se volevo dare un'altra coperta a queste occhiaie perché oggi sono più ostiche del solito. Comunque, fondotinta a parte, perché ho sistemato il mio studio oggi? Perché io sono un po' come bambina. Adesso, ieri ho ordinato il computer, no? E quindi adesso sto in trepidante attesa che arrivi. E quindi, visto che qui sopra, se mi seguite un pochino lo saprete perché lo ripeto spesso, avevo il caos, e anche se avete visto quel vlog lì sul mio tavolo c'era un bordello, oggi ho riordinato tutto e ho fatto spazio per il PC. Vi faccio vedere. Vedete qui? Ho liberato tutto. Vedete? Adesso c'è questo qui, ovviamente. Qui dietro prima era pieno di roba, adesso ho liberato tutto perché lì dietro verrà il monitor, qui davanti la tastierina. Che bella cosa! No, veramente, cioè non vedo l'ora che arrivi il corriere a dirmi: c'è il computer? Sì, il computer, sì. Che trucco occhi vorrei fare? Io avrei in mente l'idea, non so quali colori usare, perché volevo usare il marrone, però non c'entra niente con come sarò vestita, perché avrò il pantalone nero, le scarpe nere e una felpa grigia con una fascia qui sul petto con la scritta super bianca. Quindi il marrone, sì, è un passepartout, però era una cosa un po' particolare quella che volevo fare io e quindi secondo me non ci azzecca proprio niente. Ragion per cui. Ok, credo di aver l'idea. Comunque, come base utilizzo questo qui, il matitone di Mesauda numero 103. Stasera stiamo andando al compleanno di 18 anni di un cugino di Luca. Quindi è per questo motivo, insomma, sto vestita abbastanza tranquilla, niente troppo ricercato. Ho una felpa che metto quella felpetta lì che mi ha regalato Luca che mi piace tantissimo. Quindi sì, vado vestita tranquilla, però volevo divertirmi col trucco. Allora, dalla Nude Wild, che nel video di prodotti top del periodo avevo detto che era della Wet n Wild. È della Y con Michela, buongiorno. Vabbè, comunque prendo questo colore qui che è il mio preferito tra tutti in questa palette e glielo metto su.
Questo qui su una carnagione come la mia non si nota tantissimo, però dà proprio una bella luce agli occhi, secondo me. Sopra volevo provare a sfumare con questo marroncino qui, che è di Nabla e si chiama Wild Side. Ma dai, wild come la palette! Che figo! Le coincidenze! Io ovviamente devo ancora lavare i pennelli in tutto ciò, anche per colore. Sotto l'arcata sopraccigliare vado un attimino con questo qui, il Contour Mania, in modo da dare anche una base ulteriore. Dalla palette prendo con il dito perché non ho pennelli puliti e visto che è un colorino chiaro, direi che è il caso di prenderlo con le dita. E me lo piazzo qui. Però la sfumatura per me non è finita, no, proprio per niente. Per contrastare un pochino questo colore caldo, praticamente sto usando dalla palette numero 004 di Pupa Milano, la Pop Art, sto usando questo marroncino qui che è chiaro chiaro ed è tortora. Ha un bel colorino freddo e boh, mi piace perché bilancia gli altri colori. Adesso, come prima cosa, vado a dare l'eyeliner perché mi serve una linea guida in realtà. L'eyeliner è il solito che utilizzo io, quello lì di Deborah. Ok, in realtà il mio obiettivo era farla un po' più sottile, però lì mi sono sbagliata, quindi amen. A questo punto voglio provare a fare un esperimento. Utilizzo la 2 in 1 Casual Marrone e sopra andrò con questo ombretto qui perché ho paura che mettendo una base proprio nera mi venga troppo scuro questo forse. Vorrei invece di fare la sfumatura qua, vorrei fare tipo che qui rimane questa parte più chiara, quindi sfumare qui sopra in realtà. Ok, quindi vado qui dove sta l'osso praticamente, non arrivo dove c'è la codina dell'eyeliner e vado a sfumare. Ok, questa matita qui non va bene in realtà per fare questo lavoro perché si impasta con gli ombretti che ci sono di base, però ormai devo farlo anche dall'altra parte. Peccato perché l'idea mi piaceva assai. Non mi piace questa sfumatura. Non è una sfumatura affogata. Spero di riuscire a salvare la situazione, eh? Perché per ora è abbastanza tragica. Potevo usare questo matitone fin dall'inizio? No, io devo andare ad utilizzare la matitina. Sto utilizzando questo qui adesso. Provo a prendere questo marrone qui e vedere cosa esce fuori. No, non va assolutamente bene. Quindi quello che faccio io è riprendere la spugnetta. Eliminare un po' di eccessi. Ok, struccarsi e ricominciare da capo non se ne parla proprio. Ok, anche se non si è tolto proprio alla perfezione, non mi interessa. Rimetto il contorno occhi perché sennò domani mi ritrovo con le palpebre gonfissime e semplicemente quindi ricomincio, faccio un trucco abbastanza semplice, visto che ormai è passato anche un bel po' di tempo. Utilizzo soltanto questa, prendo questo e lo metto su tutta la palpebra. Poi l'eyeliner lo andrò anche a ripassare, ovviamente. Un po' di quello chiaro all'inizio. Il marrone più scuro lo do qui. Intanto mi state chiedendo come va la mano. Allora, in realtà mi fa ancora male. Cioè, tipo oggi mi fa veramente malissimo. Proprio male, male, male mi fa oggi. E infatti sto pensando seriamente di prendere appuntamento con, cioè, per fare una visita più approfondita perché mi fa veramente male. Soprattutto se poco poco urta da qualche parte. Vedo le stelle, vedo proprio e non va bene. Ovviamente non va bene.
parte qui sopra potrei utilizzare anche un po' di quello shimmer, visto che... Sì, soprattutto matte. Questa è la palette salvatrucchi proprio, l'amo. Ok, sfumo. Ecco, ad esempio, questo pennello qui è della Elf Linea Studio. Ce l'ho veramente da tantissimo tempo. Ora mi è venuto in mente l'altro video che avevo fatto, quello lì utilizzando i prodotti della Elf, in cui dicevo questa cosa che io ho dei pennelli Elf che mi durano da una vita, e questo è uno di quelli, mi dura veramente da tantissimo, tantissimo tempo. Ripassiamo quindi l'eyeliner assolutamente. Ok, assolutamente, quindi vado a ripassare questo eyeliner che si è opacizzato con gli ombretti. Comunque, secondo me quella come idea fatta un pochino meglio. Secondo me se non mettevo la base sotto veniva carino. Poteva venire carino. Ma state pur tranquille che ci riproverò. Questo proprio non ci piove. Per l'interno dell'occhio invece utilizzo un po' di colore e come base metto la 2 in 1 gel, sempre di Deborah Milano, sporcando anche qui l'attaccatura delle ciglia, in modo che sia proprio bella intensa. È un bellissimo colore, è la numero 07. E questa qui vado a fissarla con questo bellissimo ombretto di Nabla che si chiama Babylon. No, ma meno male che ho iniziato a prepararmi prima, calcolate, sono le 6:20, alle 7:30 dobbiamo uscire, e avevo iniziato a truccarmi prima perché volevo registrare altri video. Un altro penso di riuscire a farlo, quello sui prodotti nuovi. Mascara, vorrei utilizzare il Vamp, quello lì Extreme, però l'ho usato ieri, dopodiché l'ho rimesso nella confezione perché appunto devo fare il video, quindi è di là in sala, non voglio perdere tempo. Comunque è fantastico quel Vamp. Blush. Sì, ho le dita nere, quindi aiuto. Make up da incubo praticamente. Ok, sulle labbra metterò un semplicissimo nude, niente di che. Vado un attimino a pulirmi le mani, registro gli altri video e vi faccio vedere come mi sono vestita. Ah, mi sistemo anche i capelli. Ok, mi sono un attimo accroccata qui nella stanza, e accroccata è proprio la parola giusta. E comunque, vedete, ho messo la felpa, questa qui mi piace tantissimo, con la scritta super. È tutta quanta bucherellata, vedete, molto 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 carina. Sotto ho messo il pantalone nero e le scarpe, queste qui di prima donna. Super super easy. E niente, con questo è tutto. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito il video. Luce che viene dal basso, quasi inquietante. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.